Ci sono anche gli organici prepostici in questo senso e io non immagino cioè che diciamo, l'interno, l'habitat dell'ospedale cioè, possa essere ulteriore scenario cioè, di polemiche di natura cioè, politica. Questo c'è il punto. Ecco perché io ritengo che non sia per niente opportuno cioè, che un esponente cioè, del governo assuma l'iniziativa cioè, per poter determinare all'interno dell'ospedale cioè, scambiandoli per piazze. Fa muro Rocco Palese contro l'ipotesi di ispezioni parlamentari in corsia annunciata dal sottosegretario al ramo Marcello Gemmato. A fare quadrato nelle scorse ore era già stata la delegazione DEM nella capitale, chiedendo persino alla premier Giorgia Meloni di mettere l'esponente di Fratelli d'Italia fuori dall'esecutivo. L'assessore alla salute non ci sta, tiene il punto dal capoluogo e vale anche per i numeri sull'indebitamento. Sull'indebitamento della regione hanno dati sbagliati ed è sorprendente che esponenti del governo hanno tirato fuori cioè, che la regione Puglia cioè, è la regione che ha totalizzato il maggior disavanzo. Io penso cioè, che è sufficiente, oggi costretti a rendere noto anche i conti delle altre regioni, non è il nostro costume, cioè, però ci sono cioè, delle regioni che sfondano abbondantemente, ci sono regioni a meno un miliardo, ci sono regioni a meno 500 milioni, ci sono regioni a meno 600 e quant'altro, cioè, mi sembra che la nostra anzi sia anche una delle più contenute. Palese chiede misure straordinarie per le liste d'attesa, meglio se sul modello Covid, e rivendica pieno allineamento della regione anche sulla quota di PNRR dedicata al comparto. La nostra regione sulla situazione del PNR, missione salute, missione CSEI, cioè noi siamo nel rispetto dei tempi, nel rispetto delle procedure, nel rispetto delle e siamo classificati come regione coerente al 31 marzo cioè di quest'anno.